guys, my name is Davide and I've attended ETS Tam Biella. Moda non è solo lustrini, paillette. Sono un sacco contenta perché ho appena finito di fare un'esperienza meravigliosa. Martina, capisco la toglia di farmi appassionare il tessile, però addirittura accompagnarti a un colloquio, non sono mica il tuo cicisbeo. Ciao Martina, io tra 5 minuti parto, tu sei già in laboratorio? Sì, sì, siamo già qua in laboratorio, ti mando la posizione, ok? Va bene, ti aspettiamo, ciao ciao ciao! Vedi, questa è una macchina di maglieria, è qua che realizziamo capi come questo ad esempio. Nel senso che li fate proprio voi? Sì, in questo laboratorio qua del TAM si parte dalla materia prima fino a ottenere il prodotto finito. In questo caso è proprio un prodotto di maglieria. Ma scusa, se io fossi più interessato agli aspetti tecnici o di sostenibilità, perché dovrei farmi anche il percorso di maglieria? Ma certo Lorenzo, capire i tessuti, conoscere come sono fatti, quali sono le loro qualità, comprendere anche tutto l'aspetto più pratico e tecnico è fondamentale in questo corso di studi. E poi alla fine è anche divertente. Ma anche poi io però qua vedo solo macchinari da maglieria, dove si fa pratica sugli altri macchinari? Ma questo è solo uno dei tanti laboratori del TAM ed è il più nuovo. Poi abbiamo un laboratorio di CAD tessile dove possiamo fare pratica per la realizzazione di disegni tessuto. Poi c'è il laboratorio di filatura, di tintoria, di tessitura, tutti molto all'avanguardia e veramente sono importantissimi per apprendere meglio. Cavolo, non immaginavo però. Certo, sono tante le cose che non ti immagini il TAM, Lorenzo. Infatti la nostra formazione sì, si svolge in aula con docenti comunque che lavorano ancora nel settore, come ad esempio il professor Bisio, che lui ha una grandissima esperienza come disegnatore tessile. Poi veniamo nei laboratori, come ad esempio questo, e anche il 30% dell'ammontare totale delle ore viene sviluppato nelle aziende attraverso degli stage. Ora capisco perché mi dici che tutti i diplomati del TAM trovano subito lavoro. Proprio così Lorenzo, più del 95% degli studenti trova lavoro finito il TAM, se non in corso d'opera, quindi ha un tasso di occupazione molto alto. Martina, puoi venire un attimo? Sì, per piacere. Capito.
Sì, sicuramente inizio ad ambientarmi. Meraviglioso, allora ti iscriverai? Ma voglio sicuramente saperne di più, però non cantare vittoria adesso, cioè. Vabbè, dai, allora vieni che ne parliamo un attimo. A questo punto la cosa migliore è che io ti organizzi un incontro con Davide Fulfaro, il nostro responsabile tutoring, così puoi iscriverti al test ingresso. Ciao Marti, io vado, a domani. Ciao Mimi, buona giornata. Oh, che peccato, non ho neanche fatto in tempo a presentarti Michelle. Presentarmi chi, scusa? Di che stai parlando? Ma sto parlando di Michelle, la mia amica, ma visto che non ti interessa nulla di lei, vieni qui, ti parlo un po' della parte di confezione. Guarda che meraviglia, Lorenzo, questi capi. Sono realizzati sullo stile di Coco Chanel da noi studenti del TAM e poi verranno esposti proprio una mostra qui a Biella dedicata al TAM. Una mostra? Con questi capi proprio? Esatto, una mostra curata da Fondazione Cassa di Risparmio di Biella. È una mostra fotografica incentrata su Coco Chanel e Marilyn Monroe con degli scatti realizzati da Douglas Kirkland, un famosissimo fotografo del Novecento. E ci sarà proprio uno spazio espositivo per i nostri capi realizzati da noi studenti. Certo, io non me ne intendo di moda femminile, però devo veramente ammettere che questi abiti sono incredibili. Beh, certo, non si può dire lo stesso dei tuoi abiti, Lorenzo. Perché, scusa, cosa hanno che non va? Guarda, io ho la soluzione giusta per te. Ci risiamo, un'altra delle tue idee.